Unboxing di Wiko Getaway, il nuovo smartphone dell'azienda francese che punta molto sulle caratteristiche ma anche sul suo design. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi facciamo l'unboxing di Wiko Getaway, che è uno smartphone, devo dire, abbastanza atteso, abbastanza interessante per soprattutto la sua qualità costruttiva e il suo design. Infatti, Wiko mette in risalto questo, mettendo subito il bollino alluminium qui davanti per far capire che lo smartphone è realizzato in alluminio. Questo dispositivo noi l'abbiamo preso su eprice.it al prezzo di 213 euro, se non vado errato. Infatti, è ancora nella sua plastica protettiva. Non ho uno strumento adatto in questo momento per aprirlo, altresì conosciuto come forbici o trincetto, quindi devo utilizzare i miei arti superiori per sventrare la plastica di questo smartphone. Eccolo qua, ma non è finita perché qui vedo che ci sono ancora dei bellissimi sigilli. Qualche caratteristica tecnica proveniente dalla confezione qui davanti: schermo 5 pollici, risoluzione HD, quindi 1280x720 pixel, processore quad core da 1,3 GHz, fotocamera da 13 megapixel. Fotocamera frontale da 5 megapixel, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, Android 4.4 KitKat e aggiungo io anche supporto a due SIM contemporanee. Eccolo qua, c'è scritto anche dietro: Vetro Corning Gorilla Glass, supporto alle due SIM. Quindi vediamo se levando questo sigillo, eccolo qua, riesco ad estrarre lo smartphone, lo metto un attimo da una parte. È veramente bella questa confezione, anche per il fatto che vedete, è trasparente e quindi si vede il contenuto nella confezione anche senza tirarlo fuori. È veramente molto molto bello, mi è piaciuta molto questa idea. Alimentatore da parete da 1 A, cavo piatto USB, micro USB, due alimentatori che Wiko, anzi tre alimentatori che Wiko spesso include, quindi da nano SIM a micro SIM, da nano SIM a SIM normale, da micro SIM a SIM normale, e il pin per rimuovere lo sportellino delle SIM. Cuffie standard e manuale abbastanza completo, ma comunque in varie lingue, quindi questo giustifica il suo spessore. Mettiamo un attimo la scatola da parte, portiamo dentro lo smartphone, eccolo qua. Quindi retro in finta pelle, cosa che, come sappiamo, ormai va abbastanza di moda lanciata da un'altra azienda molto famosa. Questa è la fotocamera da 13 megapixel con il LED flash, sottile appena 7,2 mm, tasto di accensione, bilanciere del volume, sportellino, jack audio, altro sportellino qui su quest'altro fianco, porta micro USB e jack audio, e qui davanti abbiamo questa, che è ovviamente una pellicola di vendita. Eccolo qua, quindi andiamo a levare la pellicola, andiamo ad accenderlo. La recensione però ovviamente solo fra qualche giorno, solo dopo averlo provato a fondo. Intanto andate sul nostro forum androidworld.it/forum, nella sezione dedicata agli smartphone Wiko, fateci domande su questo getaway e noi risponderemo nella recensione finale. Per questo unboxing è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.